Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light e in questo video voglio assolutamente farvi conoscere un trucco molto utile a livello estetico che ci permette di rendere l'interfaccia di YouTube trasparente. Sì, avete sentito bene e vi assicuro che alla fine di questo procedimento, che è molto semplice e veloce, ne rimarrete soddisfatti. Detto questo, iniziamo con il video tutorial in sé. Come vedete, questa è l'interfaccia di YouTube normalmente, quindi senza applicare le modifiche. C'è chi ha il tema bianco e c'è chi il tema scuro, come nel mio caso, ma a noi interessa avere l'interfaccia completamente trasparente o perlomeno le funzionalità e i pannelli vari, come ad esempio questo qui, oppure questa parte qui in alto, ma non finisce qui perché ci sono altre schede che andremo a vedere più tardi. Quindi iniziamo subito, andiamo sul link che vi lascio in descrizione sotto questo video. Una volta arrivati su questo sito, andiamo in basso e seguiamo i numeri. Quindi, numero 1, Installed Extension, apriamo una nuova scheda, ci porta su questo sito. Ovviamente questa estensione funzionerà solamente se state utilizzando il browser di Google Chrome, altrimenti non penso che funzioni. In ogni caso, provateci e fatemi sapere. Clicchiamo su Aggiungi e su Aggiungi estensione. Una volta aggiunta, chiuderemo questa pagina, ritorneremo indietro qui sul sito, apriremo Use CSS Code in una nuova scheda e anche Use JS Code. Una volta aperti, andiamo sull'estensione, quindi sul pezzo di puzzle, cliccheremo su Tweaks for YouTube, andremo sul simbolo dell'ingranaggio, quindi sulle opzioni. Poi cliccheremo su Custom CSS and JS. Torniamo sulle schede che abbiamo aperto. In questo caso partiamo da style.css e copiamo attraverso questi due foglietti. Andiamo di nuovo qui dentro e incolliamo su CSS. Poi andiamo in basso, passiamo all'altra scheda, quindi script.js. Copiamo sempre attraverso i due fogli. Andiamo di nuovo su Tweaks for YouTube, che però questo qui andremo ad inserirlo su JavaScript. A questo punto clicchiamo su Save ad entrambi e possiamo chiudere. Adesso, ragazzi, dobbiamo aggiornare YouTube. Eccoci qua. Allora, la prima cosa che notiamo non è solamente il tema trasparente, perché se guardate bene, l'interfaccia dei riquadri del video, quindi della miniatura, sono stati più incurvati, quindi i bordi saranno rotondi. Poi un'altra differenza qui, come vi dicevo prima, nella barra del menu, dove possiamo vedere le iscrizioni, le tendenze, le varie funzioni, abbiamo qui il tema completamente trasparente. Come potete vedere, è davvero bello, secondo me, a parte un po' qui il colore bianco che viene contrastato dal trasparente. Ma se si scende giù, questa cosa non accade più, perché dipende anche tutto dalla copertina e dalla miniatura che c'è dietro. Nel mio caso, il colore che c'è dietro al testo delle persone che seguo è di un colore chiaro, quindi giustamente qui fa contrasto e il bianco sul colore chiaro sarà meno leggibile. Però per il resto è davvero spettacolare, mi piace un sacco. Ma adesso andiamo a vedere qui, come vi dicevo ragazzi, anche quando cliccheremo sul canale o sull'icona del nostro canale, questo sarà il risultato. Ma andiamo a vedere adesso il nostro canale. Guardate, cioè è un'altra cosa. Anche qui ovviamente i contorni, i bordi dei video saranno arrotondati. Al di sotto del nome del canale ci troviamo con questo sfondo grigio e un po' di opacità dovuta al colore della copertina. Nel mio caso è bianca, quindi l'opacità sarà di colore bianco. Poi andiamo a vedere più in basso cosa ci cambia. Ecco, nei consigliati io ho inserito da tempo questo canale che mi appare con l'immagine di profilo a bordato. Poi ragazzi, mi sembra ovvio che sia cambiato anche sulla barra di ricerca. Se noi qui andiamo a cliccare, possiamo vedere, oltre ovviamente alle nostre ricerche recenti, come l'interfaccia sia diventata trasparente. Se io adesso vado a scrivere una cosa a caso, ovviamente il mio nome di YouTube, perché sono fiera di questo canale,
possiamo vedere come l'interfaccia di ricerca si allunga ma è comunque trasparente, quindi rimane stabile sulla sua interfaccia. Se io clicco sul risultato, questo è quello che mi appare, quindi come prima icona di profilo con i bordi, miniature dei video anche con i bordi e tanto altro che lascio a voi scoprire. Se poi ci dovesse essere la voglia di disinstallarlo perché comunque non lo volete più e volete ritornare al tema principale che avevate prima, basterà semplicemente andare sul puzzle qui in alto, andare sui tre pallini che corrispondono alla voce Twix for YouTube e cliccare semplicemente su rimuovi da Chrome. Io non lo faccio, ecco, perché mi piace molto e probabilmente lo terrò per ancora molto tempo. Fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io vi saluto, ciao e alla prossima da Mary Light.